Dai su, vieni in Abruzzo, vieni con me. Abbiamo la montagna, nel mare ci si bagna, alle sagre puoi andare. Non farti richiamare, ti stiamo ad aspettare. Dai su, fatti portare. Torniamo a parlare di dolci di Natale, cagionette, sfogliatelle, bocconut o pepatille. Qual è il dolce che vi piace di più? Andiamo a vedere, andiamo a sentire che dice la gente. Dillo a Stellina. Sfogliatelle o bocconotte? Sfogliatelle e bocconotte? Tutte e due! Tutte e due! Pepatelli o cagionette? Pepatelli. Pepatelle. Però le cagionette non mi piace la bocca, lo sai? Capito? Ma che tu sappia, cioè, le sfogliatelle le compri o le fanno? No, le fanno. Con strutto o senza? Con lo strutto. Con lo strutto, quindi bella potente. Super potente, bella pesante, potente come piace a noi. Certo. Sfogliatelle o bocconotte? Sfogliatelle e bocconotte. Cagionetto o pepatelle? Cagionette. Su pepatelli e cagionette tutte e due. Quindi un po' di tutti qua vicini, ormai ci siete capiti. No, è semplicemente perché la tradizione, mo la tradizione. Anche se c'è la buccia, lascia 15 giorni a digiuno, però che fai? Che fai? Che fai? Ma voi ma voi li comprate o li fate? Voi me li staffamo. Quindi produzione proprio. Produzione casareccia. Fammi un po' domandare una cosa, ma con strutto o senza la sfogliatella? Beh, quello per forza con lo strutto. Perché se no non si attacca e si sfoglia. Il mosaico che si sa. Questo fa ogni orre, ne sa chi di tutte qui. No, no, si usa solo con lo strutto. Ci sta chi non ce lo mette. Chi si sfoglia? Quindi se sfoglia o non si sfoglia? Non si sfoglia, se ci metti lo sciotto, non si sfoglia. Ma sfogliatelle o cagionette? Cagionette. Pepatillo o bocconotte? Pepatillo. Ma perché? Pepatello ti dà gusto bello tosto, ti dà gusto ammoccicata? Ma sei pronto per questo Natale? Sì. Prontissimo? Sì. Sfogliatello cagionetto. Cagionetto. Perché? Che mi piace più. Ti piace più tu, signor? Sfogliatello cagionetto. I calzonetti. Calzonetti. Pepatelli o bocconotti? Pepatelli. Tutte e due. Tutte e due, signora. Alla grande. No. Pepatello o bocconotti? Bocconotti. Bocconotti. Sfogliatelle o cagionetti? Cagionetti, cagionetti. Fai vedere i cagionetti. No, ti sono mangiato. Ma li fai tu o li comprate? No, veramente quest'anno mi sono entrati. Ah, ti sono entrati i cagionetti? L'anno scorso li ho fatti. Ho capito. Pepatille o cagionette? Cagionette e pepatille, quello è per noi. Pepatille, io li faccio. Tu li però fai? Ancora poco lo fanno i pepatille proprio in casa, quello col miele, la crusca, i pepatelli. Però è meglio i papatelli. Sarà più tradizionale. Se ti dico sfogliatello bocconotto. Bella sfogliatella. La sfogliatella con un bocconotto è buona. Ma c'è un po' bocconotto e che ho visto che tu ci capisci. Sfogliatella ci vuole o no su strutto? Ci vuole. Ci vuole. Perché la signora qua già abbiamo incontrato. Non si sfoglia, ma lui non è che sei chef. Io li faccio. Si sente. Hai detto che ne sfogli pure qua senza il strutto. Sì. Quindi non sfoglio. Sfogliatelle o bocconotte? Sfogliatelle e bocconotte. Tutte e due. Pepatelli o cagionetti?
Cagionetti, cagionetti. I padelli sono per il vino, per farsi un bicchiere di vino. Ah, tu dici perché quelli ritirano un sì, po'. Caro, ritirano. Sì. Sfugliatelle no. O cagionette? Le cagionette, se è fresco sono pure le cagionette. Ti faccio bocconotte o pepatelle? Questa è tosta, no? Tutte e due. Come si fa? Queste sono cose straordinarie per noi. Peccato che serve soltanto per stuporito. Ah, no, quindi tu ci la mandanelli tutto l'anno. Tutto l'anno, quindi tutto l'anno. Ah, una bella domanda. Tutte e due. Ah, certo. Per forza. Pepatillo bocconotto. Ah, boh, fai domande impossibili. Scondate, sfugliatello o cagionetto? Cagionetto, tutte e due, tutte e due. Girate un po', girate, qua. Tutte e due, tu tutte dici. E due, sì, è buono tutte e due. Pepatille o bocconotto? Papatilla. Bocconotti? Bocconotti. Ma voi li fate o li comprate? Noi li facciamo. Faccia produzione propria. Produzione propria. Me li regala. Mi entrano, una signora detto a me mi entrano. Va bene. Super DJ! Super DJ! Siamo a sfogliatelle o cagionette? Cagionette! Perché? Mi piace di più. Sono molto. Se ti dico pepatillo o bocconotti? Bocconotti. Con la marmellata fatta in casa. Quella mista. Quella di prugne, di cose, quella di una volta. Ah, ho capito. Di prugne. Non si trova più? No, si trova. Lambra. Dimmi. Sfugliatelle o bocconotte? Sfugliatelle. Perché? Perché è più mie, più sono migliori per me. Poi se per altro più mi i bocconotte. A me veramente mi piace tutte e due, però preferisco di sfugliatelle. Pepatillo o cagionette? Cagionette. Perché? Perché è meglio, mi piace perché mi piace, li preferisco. Fa parte della tradizione. Però a te mi sa che ti piace un po' tutto. Un po' tutto, anche sei se di bocca a bocca. Anche se non tanto non vorrei far mangiare, ma mi mangio, limito, mi limito, sì, mi limito, sì. Mi limito. Sentiamo. È sto termine. E l'utermine non va bene. Sono fatto tutto male all'inizio. Si sono a San Giambi. Non è che San Giambi, si sono avvalso della collaborazione di persone secondo me che non va bene. Non no. Ti piace? No, io avrei preferito che ci stavano altre persone, ma adesso no. Tutto sta non di Achini, sì. Ha preso la squadra, però lui si è avvalso di collaboratori secondo me che è di un allenatore per me che non va bene, a me non mi piace. Poi, se a Lidre piace non posso fare niente. Sfugliatello o bocconotto? Sfugliatello. Perché? Perché tutte e due buone, Però la sfogliatelle è più buone. Pepatille o cagionette? Cagionette. Perché? Perché sono più buoni. Da tutto. Tutte ti piace. Tutte mi piace. Pepatelle o cagionette? Cagionette. Sfogliatelle o bocconotte? Sfogliatelle alla crema. Alla crema! Azzo, che aspita! Anche il bocconotto. Sei pure, anche il bocconotto, il bocconotto. Bocconotto, insomma. Come stai, Stellina? Tutto bene, va grazie. Bene. Senti qua, un'altra cosina. Ma tu li compri, ti entrano, te li regalano, oppure... Li compro, compagno. Ha finito, li mamma nostra, capito? Tu hai ancora di la mamma che te li fa? C'ho ancora mia grazie mamma, fortunatamente. Grazie a te, compa, sempre. Battiamo le mani alla mamma. Dimmi. Sfugliatello o bocconotto? Sfugliatella. Pepatillo o cagionetta? Cagionetta. Preparata, ma li fai, tu sei produttrice? Sì, sono produttrice, abito, sono vicino a te. Sì, lo so. Sì. Quindi fai tutto tu? Sì, faccio io, tu pure. Non senti niente? La mamma pure, io sono supervisor, come le grandi ditte. Chi ha? Supervisor. Amico mio, sfogliatelle o bocconotte? Ho capito. Non li conosci? Sfogliatelle e bocconotti. Ti piace? Sì. Pepatelle o cagionette? Giuccaletti. Adesso ci sentiamo una canzone che mi è rimasta nel cuore. L'ho fatta qualche anno fa. Ed è stato un grandissimo successo. Mazzarelle, Mpaiatelle e Du Sfugliatelle. Tanti auguri, buon Natale.
festeggiare. Dentro le cantine si va a stimunare, puoi trovar di tutto, perfino lo prosciutto. Cacio e lonzino e un bel bicchier di vino. Mazzarel, bagliatel e tu sfugliatel. Il Natale è arrivato, la panza m'ha scoppiato. Mazzarel, bagliatel e tu sfugliatel. Il Natale è arrivato, la panza m'ha scoppiato. Ci sta la tradizione, il brodo col cardone, timballo appena fatto, mettetelo nel piatto. Il pollo è dentro al forno, patate per contorno, agnella cotoletta, nalive un po' sospetta. Mazzarel, bagliatel e tu sfugliatel. Il Natale è arrivato, la panza m'ha scoppiato. Mazzarel, bagliatel e tu sfugliatel. Il Natale è arrivato, la panza m'ha scoppiato. Spumante panettone per la conclusione, pandoro e bocconotti, aspettatevi due botti. Sfugliate, sfugliatel, ti stacca libretel, torrone e pepatille, pechille e più purcille. Mazzarel, bagliatel e tu sfugliatel. Il Natale è arrivato, la panza m'ha scoppiato. Mazzarel, bagliatel e tu sfugliatel. Il Natale è arrivato, la panza m'ha scoppiato. Buon Natale a tutti! Tanti auguri di Natale a tutti i teramani, ma soprattutto a quelli che mangiano le sfogliatelle e le bocconotte. A tutti quanti, a tutti i popoli di Roma, auguri di Buon Natale, anche se sarà un cattivo Natale, però... Condividi la sua cosa e buon San Benedetto, per cui qui dobbiamo anche ritornare alle nostre origini. Origini, giusto, il San Benedetto c'è la fiera. Auguri a tutti quanti. Tanta gioia e serenità. Tanti auguri a tutti, buon Natale, Natale a tutti. Auguri a tutti. Auguri a tutti. Anche a voi, ci vediamo. Sereno anno per tutti. Allora, felice anno nuovo, buon Natale a tutti, tanta felicità e gioia e diciamo di stare bene tutti. E forza Teramo! Auguri di buon Natale a tutti quanti e buon anno, è sempre forza perché noi siamo... tifosissimo antichi del Teramo. Tanti tanti auguri a tutti, un bacione alle ragazze e un saluto ai ragazzi. A tutti? Sì, sì, a tutti. Auguri di Natale a tutti. Tanti auguri, buon Natale a tutti quanti. Allora, tantissimi auguri a tutti quanti e un felice 2020. Che classe. Con tanto amore. Auguri a tutti quanti, a tutti i teramani, a tutta la città intera. A te e a tutti quanti, ecco. E forza a te. E forza a te, no? Sì, sperando che migliori, ecco. Si chiude qui un'altra puntata di Dillo a Stellina. Vi volevo fare tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo con il cuore. Mi raccomando, scrivete le vostre mail a dilloastellina@superj.it e segnalate le domande più interessanti. Che dire, ringraziamo la regia, Stefano Tisi e Super J. Dillo a Stellina, fatti portare. E tu ci sei? E tu ci sei, questo è un Super J. E tu ci sei, questo è Super J. E tu ci sei, questa è Super J. E tu ci sei, e questo è Super J. Tu ci sei, e questo è Super J. Super J, Super J. E tu ci sei, e questo è Super J. E tu ci sei, questo è Super J. E tu ci sei, questo è Super J. E tu ci sei, questo è Super J, qualità costellina, top. E tu ci sei, questo è Super J. Tu ci sei, questo è Super J, vai. Se ci sei, è Super G. E tu ci sei, questo è Super J.
E tu ci sei e questo è Super J. Dai su, fatti portare.